Ormai da parecchio tempo c'è un nome particolarmente interessante del panorama calcistico mondiale che ha interessato la Juventus, che ha fatto sì che la Juventus prendesse rapporti con diciamo l'entourage di questo ragazzo, ma che fosse anche interessata alla trattativa del Barcellona. Questo ragazzo si chiama Juan Miranda, è un terzino che è cresciuto nella cantera del Barcellona, gioca nel Barcellona B, quindi nella squadra B del Barcellona, e è un ragazzo molto giovane, se non sbaglio ha 19 anni, che fino a qualche tempo fa sembrava vicinissimo alla Juve. Molti di voi mi hanno chiesto: Matt, ma perché non hai fatto il video prima su Miranda? Perché questo video qui in realtà me l'avete richiesto veramente in tanti. Mi avete detto: Matt, di solito sei sempre il primo a parlare dei talenti che vuole la Juve, li analizzi a fondo, perché Miranda l'hai snobbato? Cioè, perché tu hai fatto finta che Miranda non ci fosse? Perché io sapevo, e sapevo già da tempo, che Miranda Juventus poteva essere complicato. Ve lo faccio nel momento in cui la situazione ancora non è chiara, ve lo faccio perché mi è venuto in mente di farlo, vi dico la verità, e vi dico che la situazione si è complicata come pensavo, perché quando il Barcellona cede un proprio talento, il Barcellona fa una cosa che può fare con le piccole squadre e diciamo che non può fare con le grandi squadre. Perché facciamo un esempio molto semplice: una grande squadra non è una squadra che agisce a breve termine. Cioè, se io prendo un talento dal Barcellona, io non è che lo prendo per quest'anno e poi l'anno prossimo io te lo do perché a me serve solamente per tamponare quel buco. Se io sono la Juve e prendo un talento da una squadra, lo prendo con l'intento di prenderlo a lungo termine, cioè lo prendo per coltivarlo, lo prendo per farlo esplodere. Quindi questa è una situazione che per i dirigenti del Barcellona potrebbe essere molto complicata. Pare che il Marsiglia e il Real Betis, nonché anche una squadra spagnola che se non sbaglio dovrebbe essere l'Almeria, se non sbaglio, siano molto più avvantaggiati della Juventus per ingaggiare questo terzino di nome Miranda, perché il Barcellona non vuole cedere Miranda a titolo definitivo. Cioè, la Juve è andata lì con 15 milioni di euro, che era la richiesta del Barcellona iniziale, e ha detto: ok, questi sono i 15 milioni di euro, però il ragazzo lo porto a Torino e diventa titolo definitivo della Juve. Il Barcellona ha detto: no, guarda, non è così, perché noi facciamo pagare di meno, vogliamo una ricompra. Cioè, noi ve lo diamo, però se vedi che questo talento comunque ci ha successo, io me lo posso riprendere quanto voglio. A questo punto Paratici si è alzato, se n'è andato via e non ha voluto continuare ad affare. Perciò c'è stato il mio ritardo su Miranda, perché sapevo che Paratici non avrebbe accettato determinate condizioni. Quindi dobbiamo vedere un pochino che succede. La Juventus è ancora interessata a Miranda, ma non alle condizioni del Barcellona. Cioè, il Barcellona non lo vuole cedere a titolo definitivo. La Juve giustamente non vuole neanche prendere un talento, coltivarlo in casa sua, farlo crescere, poi diventa forte e tu te lo riprendi. È una cosa che non esiste. Cioè, è una cosa che non lo puoi fare con una piccola squadra, lo puoi fare con una squadra che ha un piano a breve termine, non lo puoi fare con un colosso d'Europa come la Juventus, perché il Barcellona e la Juve hanno una dimensione identica attualmente, come Real Madrid, il Bayern Monaco, cioè sono leader all'interno del proprio paese, sono grandi d'Europa. È normale che non è che se tu mi dai un talento poi io te lo devo far crescere e poi te lo ridò quando è pronto per esplodere. Non esiste proprio, non siamo la scuola calcio noi, non siamo l'assistente sociale del Barcellona, quindi è una cosa che non esiste in nessun pianeta. Da questo punto di vista, Miranda a me piaceva, perché era un terzino che abbinava velocità e fisicità, anche se pur non essendo possente era comunque bello piazzato, tecnicamente era bravo, doveva migliorare alcune cose a livello difensivo, però era un buon giocatore. Però sinceramente, se le condizioni del Barcellona sono: no, allora se te lo devo dare, te lo do invece di a 15, te lo do a 10, però voglio la ricompra sul giocatore che posso effettuare in qualsiasi momento, te ne puoi anche andare via e puoi darlo a qualcun altro, perché questo ragazzo è bravissimo ma non è Roberto Carlos, e soprattutto la Juventus non fa, voglio dire, non è che la Juve cresce il talento e tu poi te lo prendi quando è pronto. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.